Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Undertale. L'altra volta siamo andati a trovare a casa Nabstablook e adesso siamo pronti per procedere con la nostra avventura. Qui intanto c'è il solito box dove possiamo mettere le cose e qua c'è un negoziante, un simpatico vecchietto tartaruga. Ha un po' di spazzatura in vendita. C'è un frusaglio più che spazzatura, dai. Allora, Crab Apple City, che aumenta la velocità e cura 10 HP. Questo invece ne cura. Ah, ne cura 18, niente male. Altrimenti abbiamo questi occhiali spessi che aumentano l'invincibilità. Ok, niente male. E questo notebook rovinato che anche lui aumenta l'invincibilità. Ah, non sarebbe male acquistare questi due oggetti, perché uno è un'arma e l'altro è un'armatura. Visto che io sono abbastanza una pippa coi controlli e quindi prendo sempre un sacco di botte, aumentare il tempo con cui siamo invulnerabili non sarebbe niente male. Il problema è che devo liberare un po' di spazio, quindi lo faccio subito e poi torniamo dal mercante, ragazzi. Ok, eccomi di ritorno, quindi compriamoci subito questi occhiali e questo notebook. Perfetto, poi adesso li equipaggeremo. Però prima di farlo, vediamo se possiamo vendergli anche qualcosa. Non penso, perché giustamente, come diceva l'altra negoziante di Snowdin, non è che sono dei negozi di pegni. E infatti anche lui ci dice che lui vuole sbarazzarsi della sua spazzatura, non prenderne dell'altra. Ah, ok. Comunque ci sta avvisando che ha sentito dire che al Temi Village, se vuoi sbarazzarti, se vuoi vendere la tua roba, è il miglior posto dove farlo. Ah, buono sapersi. L'unica cosa è trovarlo questo Temi Village, perché è un po' nascosto. Anche lui, ad esempio, non si ricorda come sia raggiungibile. Vediamo un po', possiamo chiedergli qualcosa? A proposito di lui, che cosa ha da dirci? Che, vabbè, è in giro da parecchio tempo, forse troppo tempo. Studiare storia di sicuro è facile quando ne hai vissuta così tanta già di tuo, sostanzialmente. Questo emblema, quello che vedete sulla sua sinistra, ragazzi, in nero su sfondo molto blu, quindi si nota poco, però è lo stesso simbolo che aveva, per intenderci, Toriel sul vestito. Non conosci che cosa sia? Cosa insegna al giorno d'oggi ai bambini a scuola? Questa è la Deltarune, è l'emblema del nostro regno, il regno dei mostri. Gran nome, vero? Il regno dei mostri. Il nome gliel'ha dato come al solito il re, che è una pippa a dare nomi. Ah, abbiamo una nuova linea di dialogo, tra l'altro. Qual è il significato dell'emblema? Ah, che il significato originale è perso nel tempo. L'unica cosa che si sa è che i triangoli simbolizzano i mostri e il cerchio alato invece simbolizza qualcos'altro, ma a quanto pare non si sa che cosa. Molti dicono che potrebbe essere un angelo, dalle profezie. Cos'è questa profezia? Oh sì, la profezia. Ah. Profezia di, cioè la leggenda dice che un angelo che ha visto la superficie discenderà tra di loro e poi gli porterà la libertà. Col passare del tempo la gente ha iniziato a dargli un altro significato e a chiamarlo Angelo della Morte, un portatore di distruzione. In attesa di liberarci da questo regno mortale. Ah, non proprio una figura positiva, insomma.
comunque secondo lui quando vede il cerchio, questo piccolo cerchio, secondo lui è una cosa neutra, insomma, tranquilla, niente di cui preoccuparsi in sostanza. Ok, parlami del re. Ok, è una persona amichevole, gentile. Ok, ama girare tra la gente, quindi è probabile che se continuiamo così lo incontreremo. Perché lo chiamiamo Fluffy Buns? Ah, questa è una grande storia. Però non la ricorda. Ah, ottimo. Mi sta anche dicendo però che se tornassimo più tardi è quasi sicuro che potrebbe ricordarsela. Ah, quindi varrebbe la pena quasi provare a ritornare qua più tardi davvero per vedere se effettivamente se l'è ricordata. Invece di Undyne mi sai dire qualcosa? Che è un eroe locale e che tramite la grinta e la determinazione ha combattuto e ha ottenuto il livello più alto nella Guardia Reale. Comunque attualmente... è appena passata di qua chiedendo di qualcuno che ci assomiglia. Ah, bene. Comunque lui ci guarderà le spalle. Meno male. Io ho già comprato delle cose da te, quindi mi raccomando, non facciamo scherzi. Non mi vendere ad Undyne. Ok, detto questo, ragazzi, vediamo di equipaggiare questi nostri nuovi acquisti. Ok, e anche il notebook. Perfetto. Ora, a destra o giù? Proviamo ad andare giù. Ah, ok, qua è un'ennesima scorciatoia, però adesso non c'è il mezzo di trasporto con cui possiamo utilizzarla, quindi non sa da fa. Proseguiamo quindi a destra. Feriti, maltrattati e timorosi per le nostre vite, qui continua quindi il discorso di prima a proposito della guerra tra umani e mostri, i mostri si sono arresi agli umani. Sette dei loro più grandi maghi ci hanno sigillati nel sottosuolo con un incantesimo. Tutto può entrare attraverso questo sigillo, ma soltanto esseri con una anima potente possono uscire. C'è solo un modo per eliminare questo incantesimo. Se un grande potere equivalente a sette anime umane attaccasse la barriera sarebbe distrutta. E quindi è per questo motivo che chiaramente vogliono ottenere le sette anime. Ma questo posto maledetto non ha né entrate né uscite. Non c'è modo che un umano possa finire qui. Rimarremo intrappolati qui per sempre. Quindi c'è anche parecchia rassegnazione da parte loro, a quanto pare. Qui c'è una zona molto più buia. Per fortuna ci sono questi funghi luminosi che ci illuminano un po' il sentiero. Oh, un incontro casuale. Tammy! Oh, ciao Tammy, io voglio venire al tuo villaggio, non è che mi puoi indicare la via? Feed Tammy Flakes. Flex Talk. Ok, quindi se io so già che se facessi flex arriverebbe Aaron a rompere le scatole. Proviamo a parlare con Tammy, magari mi dice dove è il villaggio. Non sembra che gli abbia fatto bene la conversazione, ragazzi. Tammy si è dimenticata del suo altro attacco, cosa vuol dire? Ah, possiamo già fare spare? Ma davvero? Ah, giusto, perché si è dimenticata del suo altro attacco. Vabbè, allora facciamo Mercy. Abbiamo guadagnato niente da Tammy, vabbè. Ah, eccola qua!
Sapevo che era nascosta da una via segreta, però non pensavo che fosse proprio lì dietro l'angolo. Anche la musica del Temi Village è assurda, come del resto è tutto questo villaggio. Oi, welcome to Temi Village! Oi, I'm Temi! E questo è il mio amico Temi! Oi, I'm Temi! E questo è il mio amico... Diranno mica tutte e quattro la stessa cosa? Ah, sono Temi! Non dimenticarti il mio amico! Ciao, io sono Bob. Ok, meno male che qualcuno non si chiama Temi in questo villaggio. Ah, wow, wow, wow. Umani, una cosa così carina. Questa Temi sta guardando un uovo. Ah, ed è, si sente un genitore orgoglioso di questo uovo. Vabbè. Questa Temi invece ha sentito dire che l'umano è allergico a Temi. E ok, lei capisce. Hanno un modo di parlare un po' particolare questi mostri. Anche Temi è allergica a Temi, quindi sei allergica... oh! Stanno spuntando un sacco di bolle su questa Temi. Poverina. Hives! Qua dietro al muro c'è un altro Temi, e infatti ci sentiamo osservati. Questo è un fungo che non si capisce bene. Ok, un fungo ballerino a quanto pare. Ah, ok, e la sua danza simboleggia il suo tormento interno, intrappolato qui. Il suo cercare di liberarsi, di scappare da qui, però senza possibilità di riuscita. Ok, qua c'è una statua di Temi. Molto famosa Temi. Quest'altra Temi, forse ci abbiamo già parlato. Ah sì, ok, ci avevamo già parlato. Ok, e questo è il negozio invece. Oi, benvenuto al Temi Shop. Dio, quanto sei inquietante, Temi. Temflake on sale, addirittura, quindi c'è quello da 3 gold e quello da 1 gold. Vabbè, 2 HP di cura mi sembra, per quello che costa così poco, è inutile sta roba. Il Temflake expensive. Ah, è sempre la stessa cosa, sempre 2 HP. Ok. Ah, e questi 1000 gold invece sono per pagare la retta del college a Temi. Va bene, lasciamo stare di comprare roba quindi. Possiamo vendere. Io proverei... In realtà non c'è niente che io vorrei vendere. Forse venderei le armi perché tanto non intendo utilizzarle. Proviamoci. Ti vendo le scarpe da balletto, ti piacciono? Guardate che faccia sta facendo. Oddio, l'ho messa in crisi. Vuole andare al college, ma vuole anche le scarpe da balletto. Cosa faccio? Gliele vendo? O non gliele vendo? Mi sembrerebbe quasi una cattiveria vendergliele. Perché gli rubiamo praticamente i soldi per il college. Dai, dammi ste... Oh, 122 gold adesso abbiamo. Fantastico. Gli vendiamo anche il Tough Glove? No, dai, basta. Non voglio approfittarmi ulteriormente, sennò poverina non potrà mai andare al college. Vediamo un po' se possiamo chiederle qualcosa. Salutiamola. Vediamo che cosa ci dice. Oi, sono Temi. Cosa puoi dirmi a proposito di te? Sono Temi! Qual è la storia di Temi? Noi Temi abbiamo una storia profonda. Però non me la dice. Va bene.
E a proposito degli acquisti, vai al Temp Shop. Va bene, ma io sono già al Temp Shop. Ok, quindi il dialogo è molto pregno, di questo mostro. Devo dire che è davvero un posto molto particolare questo Temmie Village. Tra l'altro qua dietro c'è un quadro con un drago e una Temmie. Ok, vediamo un po' se possiamo salvare. Tu senti qualcosa? Sei pieno, ti senti pieno di determination. Determinazione. Mamma mia, ragazzi. Comunque, salviamo e proseguiamo la nostra avventura. Ah, ok, questo è... Ok, un vicolo cieco. Perfetto, quindi dobbiamo tornare indietro di qua, immagino. Ci sarà un'altra via nel buio? Ok. Ah, è molto small. Ok, l'occasione buona per vedere se possiamo fare qualcosa di diverso che non fare spare. Se io ad esempio flirto con questo molto small. Sexy Wiggle, questo è quello con cui abbiamo... Aia! Non mi aspettavo che esplodessero ste palle. Ok, Molzmol sta avendo un momento tranquillo. Intanto possiamo fare Mercy col primo, direi. Però fatemi provare a fare Flirt col secondo, così magari facciamo uno spare complessivo di tutte e due. Oh, si è alzato! Oh, wow, 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 piano, piano! Mamma mia! Ok, forse flirtare non era il caso, vero? Mold bug needs some distance. Ah, ha bisogno di distanza. D'accordo. Iniziamo a fare spare del mold small. Aia! Ho solo 2 HP, Mangiamoci il cibo d'astronauta, va? Che cos'è sta roba? Non lo abbraccio. Ok. Ha apprezzato molto che abbiamo rispettato i suoi... il suo limite... le sue... il suo, come dire, spazio vitale. Incredibile, sono riuscito a evitare questo attacco. Non ci contavo proprio, sapete? Quindi adesso che ho rispettato il suo spazio vitale, oh, posso fare spare. E infatti stavolta abbiamo guadagnato 21 gold, quindi conviene parlarci la prossima volta. Se mai ci sarà una prossima volta. Ok, qua intanto vedo che si è aperta un'altra strada luminosa, che prima non c'era. Quindi approfittiamone, dovrebbe essere la strada giusta. Ah, ok, qua siamo arrivati alla stanza oscura. Qui purtroppo se non tocchiamo queste candele che fanno accendere questi cristalli magici, vedete? Finiamo completamente al buio, quindi bisogna fare molto in fretta a muoversi lungo questa stanza. Però questo è un vicolo cieco, accidenti. No, 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 chi sei? Aaron e Washua, andate via ragazzi, non ho tempo per voi in questo momento. Washua, puliscimi, così almeno... Aia. Ah, ok, quindi con quelli azzurri devo stare fermo. Solo che devo anche evitare i muscoli di Aaron, quindi è un casino, ragazzi. Parliamo con Aaron, facciamo flex. Così lo facciamo flettere fuori dalla stanza come al solito. Continuiamo a farlo flettere. Ah, adesso ci fa l'attacco col sudore, mannaggia. Washua, non hai niente da dire, il tuo amico qua sta sudando dappertutto, sta sporcando il mondo. Vabbè, a parte sti scherzi,
facciamolo flettare fuori dalla stanza, eccolo lì, e uno ce lo siamo levati. Quindi adesso non rimane che, aia, sbarazzarci anche di Washua. Ah, volevo prendere la cura di Washua. Ho fallito miseramente, accidenti. Forse adesso possiamo fare spare. Ok. 55 gold, niente male. Ok, proseguiamo. Spero di star scegliendo la strada giusta, perché qua sta diventando buio. Ok, qua c'è una lampada. No, questo è un vicolo cieco, accidenti. Quindi rinnoviamo l'illuminazione e proseguiamo di qua. Ok, qua c'è un'altra lampada per fortuna e dovremmo esserci, ragazzi. Ok, siamo di nuovo in acqua, è tutto buio, accidenti. Spero di trovare un punto di salvataggio, sinceramente. Qua c'è un Echo Flower dietro di te. Ah, ciao Undyne, come va? Sette anime umane. Col potere di sette anime umane, il nostro re, Re Asgore Drimur, diventerà un dio. Con questo potere Asgore finalmente potrà distruggere la barriera e finalmente potrà prendere la superficie indietro dagli umani e restituirgli tutta la sofferenza e la pena che abbiamo provato. Hai capito, umano? Questa è la tua unica chance di redenzione. Dammi la tua anima, o la strapperò dal tuo corpo. Sai com'è, io ci tengo un po' alla mia anima. Oh, Monster Kid. Undyne, ti aiuterò nel combattimento! Non capisce. Io... ce l'hai fatta! Undyne è proprio davanti a te! Sì, sai com'è, io sono il suo bersaglio. Sei nei posti in prima fila per vedere il suo combattimento! Aspetta, ma chi sta combattendo? Ecco, lo prende per l'orecchio e se lo porta via, perché non è giustamente il posto per un bambino. Non lo dirai ai miei genitori, vero? Ok, quindi superato questo impasse contro Undyne. Ah, ecco, adesso che c'è l'illuminazione possiamo vedere la strada che dobbiamo percorrere. Qui ci sono di nuovo degli Echo Flower che riprendono la vecchia conversazione che avevamo ascoltato qualche tempo addietro. Se dirò il mio desiderio, prometti che non riderai di me? Sono di nuovo... erano due sorelle, se ricordo bene. Certo che non riderò. Un giorno, prima o poi, mi piacerebbe salire questa montagna sotto cui siamo sepolti. Ergermi sotto il cielo a guardare tutto il mondo attorno, questo è il mio desiderio. Si sentono delle risate, praticamente. Ehi, avevi detto che non avresti riso! Scusami, è solo che è molto divertente, perché questo è anche il mio desiderio. E qua invece riprendiamo l'altro discorso. Qua c'è due discorsi in parallelo, questo delle due sorelle con gli Echo Flower e invece questo racconto della guerra tra mostri e umani. In questo caso si parla della profezia di cui ci parlava prima anche la tartaruga. L'angelo, colui che ha visto la superficie, farà ritorno e il sottosuolo diventerà vuoto.
Ok, che potrebbe essere una cosa positiva come molto negativa. Siamo molto prossimi al combattimento con Undyne, ragazzi, che però credo proprio vedremo la prossima volta perché è già un po' adesso che sto registrando. Qui abbiamo il nostro faccia a faccia con Monster Kid, che finalmente ha capito che siamo un umano. O meglio, sospetta che siamo umani, non è che abbia proprio capito. Non è proprio una persona tanto sveglia, Monster Kid. Infatti ce lo sta chiedendo. Sì, lo sapevo. Beh, adesso lo so. Cioè, Undyne me l'ha detto. Stai lontano da quell'umano. Quindi, cioè, immagino che questo ci renda nemici o qualcosa del genere. Però non sono bravo a far questo. Di qualcosa di cattivo così posso odiarti. Per favore. No, non ti dirò qualcosa di cattivo, Monster Kid. Quindi devo farlo io? Vabbè, non riesco. Odio il tuo atteggiamento. Adesso me ne vado a casa. Il problema è che, come al solito, Monster Kid, ecco, inciampa come suo solito e rischia la vita. Qui adesso, ragazzi, ci viene data una doppia possibilità. O andiamo a salvare Monster Kid o ce la diamo a gambe. Però, siccome siamo delle brave persone, salviamo Monster Kid. E questo ci fa guadagnare un po' di tempo contro Undyne. Infatti adesso Monster Kid vuole proteggerci perché siamo suoi amici. E quindi si schiera contro Undyne, che è il suo idolo. Grazie Monster Kid. Infatti, immagino che essere nemici è solo un bel pensiero. Sarebbe, immagino che sarebbe meglio essere amici. Adesso devo davvero andare a casa. Scommetto che i miei genitori sono molto preoccupati a proposito di dove sia finito. A dopo. Ciao ciao. Ok, ragazzi. Siamo arrivati praticamente al combattimento contro Undyne. Quindi, prima di affrontarla, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao!